Ho iniziato a fare kitesurf all'età di 13 anni, non ho mai fatto esperienza agonistica nella vela, semplicemente qualche volta ho provato, ma mi sono appassionata direttamente al mondo del kitesurf. In particolare adesso faccio la disciplina del kite foil, che è in sviluppo adesso, è una disciplina che sta crescendo al momento. Ho iniziato a navigare con l'Optimist per poi passare sul Q320 e questa è una delle mie prime esperienze nel mondo foiling. La sensazione è totalmente differente, si vola tra acqua e mare e rispetto al mondo del non foiling, quindi di ciò che tocca l'acqua, la sensazione è quella di non sentire nessun rumore. Da un anno sto navigando sul 49er FX, prima andavo in 420 e ancora prima in Optimist. Vengo dall'Hobby Cat 16, che è un catamarano appunto di 16 piedi e vado in barca con un'altra ragazza e ormai sono un po' di anni che pratico questa attività a livello agonistico. E sono qui per provare quasi per la prima volta il foil, ho fatto un'uscita con un catamarano foil, l'S9, e poi per il resto ho sempre visto. Dopo quell'uscitina mi sono un po' innamorata del foil e dell'esperienza. Vado col 29er e la mia prima esperienza sul foil è stata qualche anno fa sul Wasp a Malcesine. Ho iniziato la mia carriera nel windsurf e con il Tekken 293, poi circa un anno fa sono salito sul foil e alla prima impressione è stato molto molto diverso. E fino a un anno fa facevo Tecno 293 e qualche mese fa mi sono spostato sulla nuova classe olimpica, il foil, e le differenze sono notevoli e soprattutto straordinarie per il fatto che non si tocca l'acqua ma si vola al di sopra di essa. E dopo l'Optimist sono passato subito al 420 come deriva, ho fatto un'esperienza di 4 anni in cui ho anche ottenuto l'argento al mondiale ISAF. E ho iniziato appunto a 13 anni a fare kitesurf, che era con la tavola bidirezionale. Diciamo la differenza sostanziale che sento fra la tavola o la disciplina che facevo prima, che era una disciplina youth, quindi indirizzata ai ragazzini fino all'età di 18 anni, 19 circa, e tra il kite foil, è che il kite foil si raggiungono velocità molto più elevate, raggiungiamo i 30-40 nodi e velocità molto, molto elevate. L'unica sensazione che si ha è quella di fluttuare tra l'ala che si trova in acqua, tra l'ala che si trova in aria, quindi la vela, ed è tutto molto veloce e divertente. E ho scelto di venire qui a provare il foiling perché mi sembrava una roba molto interessante e credo che ti completa un po' come velista, ti dà un bello sguardo su tutto il panorama che abbiamo adesso, soprattutto con le nuove classi olimpiche per il 2024, credo sia una roba molto interessante da provare. Sono molto interessato alla parte foiling, avendo provato un giorno con un wing, e sono molto attirato appunto dal catamarano foil, quindi il Nagra 17 e anche il Wasp, che secondo me sarà un po' la barca del futuro, essendo un monotipo. Ora ci sta questa possibilità di poter provare ancora di più e anche più imbarcazioni e niente, si coglie l'occasione e vediamo come va. Mi sono innamorato di questa barca, io ho anche un Wasp. La velocità aumenta e la distanza per fermarsi anche quella aumenta e quindi bisogna stare molto più attenti e avere mille occhi. Le velocità sono estremamente maggiori, gli angoli sia di bolina che di lasco sono completamente diversi. E dopo essere stato nel 420 a prua di Demetrio Sposato, ho deciso di passare a una barca foil. In particolare sono passato al Nagra 17, sono passato al timone e ho subito trovato una grande differenza con le derive, sia dal punto di vista della velocità che della barca proprio, perché è un concetto completamente diverso. Il foil è un mondo. Sento che con questa disciplina del kite foil ci avviciniamo molto a quello che sono le regate veliche, perché subentra la tattica, che è una cosa nuova per me, soprattutto che venendo da appunto il kitesurf, in particolare la disciplina del twin tip racing, era uno slalom, quindi di tattica se ne vedeva poca. E niente, non vedo l'ora di andare in acqua per provare queste barche.
Sono venuto qui per provare diversi tipi di foil. È una sensazione straordinaria e piacevole. È un mondo bellissimo da scoprire, e fai la vela in tre dimensioni, non più strisciando, ma c'è anche il volo. E un aspetto molto interessante è prendere decisioni ad altissima velocità e il continuo allenamento che fa sì che ti possa trovare a tuo agio durante la regata. Quindi adesso sto imparando, sto apprendendo, soprattutto è bello stare in un contesto dove ci sono altre persone che sono su altre imbarcazioni, perché la parte importante appunto è la tattica che stiamo imparando adesso. Poi le regate durano più o meno come 15 minuti, quindi queste sono le differenze più grandi.